andare in giro per castelli è davvero un'esperienza curiosa. Le antiche pietre profumano ancora della loro lunga storia e hanno il potere magico di risvegliare la fantasia. Se si visitano poi, con spirito romantico, queste costruzioni evocano nell'immaginario collettivo principi e principesse, luoghi di mistero, personaggi reali e fantastici, cavalieri, streghe, fantasmi, oscuri sotterranei e misteriosi tesori. Il semplice immaginare come si poteva vivere in quegli ambienti è affascinante e fornisce termini di paragone con la nostra attuale quotidianità. Il vero valore della storia di questi luoghi è la vita di tutti i giorni delle persone che vissero una data epoca. Le loro tecniche, quello che pensavano e facevano, e che importanza davano all'esistenza. Trarre da queste qualità spunti di confronto con il nostro stile di vita è molto meglio che sapere a memoria gli sterili nozionismi, quali le discendenze delle casate nobiliari e le date delle battaglie o il susseguirsi dei papati. Realizzate in origine come imprendibili baluardi di difesa, nel corso dei secoli queste costruzioni sono state costantemente trasformate e rinforzate per resistere a tecniche di assalto sempre più innovative. Con l'arrivo delle armi da fuoco, continuamente più potenti insieme a nuovi criteri di conquista, le strutture difensive originali diventano quasi inutili. Le rocche vengono gradualmente modificate in eleganti residenze e, specie nel Rinascimento, rese sempre più confortevoli e raffinate, abbellite all'interno da pregevoli pitture e delicati ornamenti. Il borgo di Bardi è dominato dalla possente e severa fortezza che rappresenta un raro esempio di complesso fortificato medievale giunto fino ai giorni nostri in ottimo stato di conservazione, a picco sul torrente Ceno. Recenti interventi di restauro hanno consentito il recupero e l'apertura al pubblico di molti ambienti. Magazzini, stalle, camminamenti di ronda, torri di guardia e residenze signorili, con resti di affreschi e decorazioni realizzati con l'intento di nobilitare la spartanità delle grandi stanze. Alcune sale ospitano il Museo della Civiltà Valligiana, quello della fauna e del bracconaggio. Thank you.
si può scoprire anche il lato più tetro del castello, scendendo alle antiche terribili prigioni e alla sala delle torture. Qua sotto torna alla mente la tormentata storia d'amore medievale fra Moroello e Soleste, suscitando tante leggende e che ha consegnato anche a Bardi il suo fantasma. Il castello di Torrechiara è conosciuto come la residenza dal cuore affrescato. L'originale roccaforte medievale fu trasformata nel 400 da Pier Maria Rossi, non per fare la guerra, bensì per costituire la splendida e privilegiata residenza di una bella donna, Bianca Pellegrini. Da questo punto di vista è superbo, quasi unico per collocazione ambientale, architettura e decorazioni. Un esempio tra i più significativi e meglio conservati, ma anche uno dei castelli più romantici italiani. La destinazione residenziale è provata dalla ricchezza degli affreschi detti a grottesche e dall'eleganza del disegno rinascimentale dei colonnati. I dipinti rappresentano ad un tempo la potenza del casato attraverso la raffigurazione di tutti i castelli del feudo e la delicata storia d'amore tra Pier Maria e Bianca, il cui spirito vagherebbe ancora nelle vuote stanze. Particolarmente elegante è la camera della castellana, la cosiddetta camera d'oro, per le foglie d'oro che ricoprivano le formelle alle pareti. Decorata nelle volte come nelle lunette sottostanti, da preziosi affreschi che sarebbero più degni di un palazzo signorile di città che di un castello feudale. Thank you.
L'attuale rocca di Sala Baganza, pur imponente, è solamente un quarto dell'originale cittadella quattrocentesca a forma di quadrilatero. Lasciando in piedi l'ala nord, furono abbattuti tre lati a metà Ottocento, ritenendo il complesso troppo grande per le esigenze dell'epoca. Il giardino di 3 ettari, chiuso da una cinta muraria settecentesca, è stato ripristinato come era nel progetto del 600, attorno alla grande vasca centrale. Il parco è basato sulla semplicità e le varie piante sono disposte per dare spettacolari effetti cromatici nelle diverse stagioni dell'anno. A causa dei restauri in corso, l'accesso alla rocca avviene passando dall'antico portale sud, del quale rimangono poche rovine. Il palazzo fu fortemente danneggiato dai terremoti del 2008 e 2012, per cui l'appartamento ducale non è accessibile. Si possono immaginare i danni interni guardando le fessure e le impalcature nell'originale sala d'Ercole, bellissima per i suoi dipinti, ma al momento molto trascurata. Dopo le modifiche ottocentesche, questa sala è diventata una sorta d'anticamera, come un pianerottolo dal quale accedere all'appartamento nobile. Sono visitabili alcune altre sale, non tutte affrescate, che ospitano sculture moderne e un loggiato con eleganti colonne e finestre che guardano il cortile che era interno al quadrilatero. Il castello di Montechiarugolo è sorto su una postazione difensiva del 200, in strategica posizione di confine tra il Parmense ed il Reggiano. Non fu mai circondato dall'acqua, perché la profondità e la larghezza del fossato erano più che sufficienti per la difesa. Torelli, Farnese, Visconti, Borboni si sono succeduti nella proprietà. Poi anni di abbandono e saccheggio, fino all'acquisto della famiglia Marchi a metà Ottocento, ancora oggi proprietari, che iniziarono una sistematica ripulitura, salvando il salvabile e arredando le sale con mobilio del Cinquecento, rimpiazzando così quelli originali trafugati nel corso del tempo. Dall'ingresso sud si accede alla corte interna, ingentilita da roseti e piante ornamentali. Quello che era la piazza d'armi nel Medioevo è oggi un accogliente raffinato cortile in parte porticato. Thank you.
un portale rivolto a nord permetterebbe di accedere ad un rigoglioso giardino, purtroppo non visitabile. Le sale di residenza trasmettono tranquillità al visitatore. La luce soffusa crea una calda atmosfera di intimità ed è come trovarsi immersi nella serenità di quegli anni. Una delle stanze ha una porta finestra che dà su un grande loggiato, affacciato sul parco del fiume Enza. È completamente affrescato e il biscione visconteo è sempre e ovunque presente. Fra i disegni, diverse scritte vecchie di secoli, appunti quasi giornalieri sulla parete che è diventata così la pagina di un grande diario dove indicare gli eventi importanti. In una stanza si conserva il corpo mummificato della buona e bella fata Bema, protagonista a fine Cinquecento di un amore impossibile con Pio Torelli, sfociato in tragedia. Da allora il suo spirito vaga per il castello e sembra si manifesti il 19 maggio di ogni anno per piangere il suo amore perduto così atrocemente. È una data fatidica della sua vita, ma anche di molti episodi tristi della famiglia Torelli, che la buona fata aveva profetizzato. Questo il molto limitato elenco dei castelli dell'antico Ducato di Parma e Piacenza, dove, fra collina e pianura, se ne contano ben 22. Ognuno con la sua storia, ma con legami parentali fra le potenti famiglie dell'epoca e ognuno anche con il suo vero o presunto fantasma.